Ciao a tutti e a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio farvi un Get Ready With Me perché è un po' che non lo faccio e soprattutto, come avrete letto dal titolo, parliamo di un argomento importante, che è stato importante in quest'ultimo periodo ed è anche per questo che mi avete visto un po' più assente sia sul canale che sui vari social. Se mi seguite, se non lo fate, dovete assolutamente farlo. E quindi ho detto, perché non fare un Get Ready dove parlo di questa cosa, visto che comunque in tantissimi me lo state chiedendo, com'è andata la maturità, cosa ti hanno chiesto, la tesina e cose eccetera. Ho detto faccio un Get Ready, ve lo spiego bene. Anche se, ripeto, se mi seguite su Instagram, ho già fatto una live dove le fortunate avranno già saputo le cose in anteprima, ma comunque sia. A parte questo, sempre sul discorso Instagram, oggi voglio ricreare un po' un look che ho pubblicato proprio su Instagram, appunto, che era sui toni del fucsia del rosa e mi è piaciuto tantissimo e quindi voglio rifarlo perché so che è piaciuto anche a voi, così vi faccio un po' più o meno vedere i passaggi perché non farò proprio il look preciso esatto della foto di Instagram, un po' la rivisitazione però. Quello è. Allora, prima di tutto inizio con la crema e il burro cacao perché oggi non ho ancora avuto tempo di metterli e utilizzo questi due prodottini. Allora, questa è la crema eterea di Neve Cosmetics. Sapete che per quanto riguarda la crema pre-fondotinta è la mia preferita. E invece come burro cacao utilizzo questi della Yves Rocher. Ultimamente utilizzo soltanto questi. Prima ho anche fatto lo scrub di Kiko sulle labbra. Allora, intanto che applico la crema, vi spiego un po' perché. Allora, prima di tutto, se non avete seguito il discorso della scuola, perché ho fatto la maturità adesso, ma ho fatto anche gli esami l'anno scorso, eccetera, vi incuriosisce il discorso e volete seguire bene la questione, vi rimando nella scheda info al vlog che ho caricato dove vi spiego bene, bene, bene tutta la questione della scuola. Primo punto chiarito. Poi, io appunto mi sono, ormai posso dirlo, mi sono diplomata in finanza e marketing, che è un po' la vecchia ragioneria, adesso si chiama AFM. Mi interessava tantissimo questo discorso perché secondo me può aprire molte, molte porte, insomma, rispetto magari ad altri tipi di diploma. E visto che fondamentalmente in questo momento non mi serve a grandi cose, però comunque volevo prendere il diploma perché per un futuro, insomma, qualsiasi cosa ci sta sempre, mi sono buttata su questo settore, economia, insomma, commerciale, eccetera. Intanto che parlo, però, inizio anche a truccarmi e vado a mettere il primer sulla palpebra. Utilizzo sempre il solito di Essence, questo qui, le Love Stage. E quindi, allora, contate che io ho fatto 2 anni in uno, quindi ho recuperato 2 anni facendolo in un solo anno. Infatti, mi sono iscritta a settembre e insomma, ho frequentato, ho fatto tutte le cose. E poi adesso, a luglio ci sono stati gli esami. Allora, io ho fatto gli iscritti praticamente 2 settimane fa ormai, era intorno insomma alla settimana del 20-21, quei giorni lì di luglio. E per quanto riguarda gli iscritti, visto che mi avete chiesto in tantissimi che voto hai preso, come sono andati eccetera, allora, per quanto riguarda il tema, che era la prima prova, per chi non lo sapesse, insomma, l'esame di maturità si struttura in 3 prove scritte e una orale. Quindi le 3 prove scritte, il primo è stato il tema. Intanto col pennello da sfumatura vado a prendere questo colore che si chiama Bubble della palette di Mulac La Different, le sfumo nella piega. E appunto la prima prova è stato il tema. Io ho fatto il tema D, quindi tematica, attualità, insomma, queste cose qua. Quest'anno era sul progresso sia civile che tecnologico, eccetera. Quindi prima prova ho preso 14 su 15 come punteggio, mentre la seconda prova era un po', insomma, a seconda dell'indirizzo. Quindi io ho fatto economia aziendale. Anche quella è andata benino perché sempre su 15 punti ho preso 13, mentre l'ultima prova erano i quiz misti e io ho fatto i quiz di inglese, diritto, storia e matematica e ho preso 12 su 15 perché, vabbè, lasciamo perdere, mi sono scordata 3 domande così a caso. Vabbè, non so come io abbia potuto fare, però mi sono scordata 3 domande. Quindi, insomma, fate un po' i calcoli e quindi, insomma, all'orale comunque sono arrivata con un voto abbastanza decente, insomma, sono stata felice. Poi, vabbè, i voti degli iscritti vanno sommati ai crediti, io avevo 20 crediti, quindi sono stata felice, insomma, di come è andato tutto quanto. Per quanto
quanto riguarda l'orale, io l'ho fatto il 4 di luglio, quindi comunque sono passati pochissimi giorni. Adesso non so quando andrà online questo, però non è proprio passato tantissimo tempo. A parte che sono stata l'ultima della mia giornata, cioè la mia classe appunto è stata estratta come il 4 di luglio e io sono stata l'ultima della mia classe, cioè proprio yeah, mi sono dovuta subire tutti gli altri esami praticamente. E nel mentre prendo questa palette sempre di Mulac, non vi sbagliate, questa è quella Good Vibes, quella sui toni freddi, e vado a prendere il blu scuro, che non mi ricordo come si chiama, aspettate, bro, con un pennello piccolino un po' più preciso, e vado qui alla parte esterna. E quindi insomma sono stata l'ultima a fare l'esame, quindi io sono stata lì dalle 8 di mattina fino a l'una, e a l'una hanno interrogato me. La mia tesina, contate che era sul sistema bancario, questo ve l'avevo già, mi sa, detto, ve l'avevo già detto in qualche blog sicuramente, tutte le varie materie riguardante il sistema bancario. E devo essere sincera, all'inizio mi sono un po' impappinata, ma perché io sono una persona molto ansiosa, cioè estremamente ansiosa, quindi appena seduta lì ho sentito proprio tutti gli sguardi su di me, insomma una cosa abbastanza angosciante. Quindi all'inizio io ho iniziato con italiano, ero un po' così, tipo spaesata, però piano piano parlando un po' mi sono calmata. Quindi io il consiglio che vi do sempre è di andarci con uno stato d'animo il più sereno possibile, anche se so che è praticamente impossibile, soprattutto se siete persone ansiose come me, però insomma provarci non costa nulla, no? Tanto state lì, dovete farlo, quindi voi pensate che prima o poi comunque finirà. Questo è già tutto. A me hanno tenuto 45 minuti la rimaccia loro, ma vi posso assicurare che mi sono sembrati tipo 5 minuti. Io non pensavo, perché mi sono alzato, ho chiesto a mia madre, ma quanto mi hanno tenuto? Un quarto d'ora? Lei, no, ma che, sono quasi 50 minuti. E io tipo, cioè, così, tipo, what? Cioè, nel senso, meglio che è passato il tempo, però non me l'aspettavo. E poi, insomma, è andato tutto bene. Praticamente soltanto a matematica ho avuto qualche attimo di così, non sapevo cosa rispondere. Però per il resto tutte le altre materie sono andate bene. Quindi, insomma, sono molto soddisfatta. Il voto di uscita ancora non lo so. Insomma, appena lo saprò ve lo dirò sicuramente su Instagram. E poi magari in qualche vlog più avanti qui su YouTube. Però ecco, in linea generale penso non sia andato malissimo. Ecco, questo sicuramente. Allora, adesso vado a mettere questo colore qua, sempre dalla palette Good Vibes, che si chiama appunto Good Vibes questo colore. Quindi per l'esame di maturità questo è. Felicissima di aver finito, perché appena uscita da lì mi sono sentita proprio leggera. Avete presente? Come una piuma, ecco, mi sono sentita proprio così, di una leggerezza proprio impalpabile. E moltissime di voi mi hanno chiesto: Ila, adesso che hai finito gli studi, insomma, visto che vi ho anche già detto parecchie volte che io non sono interessata comunque a frequentare un'università, insomma a prendere la laurea eccetera, quindi moltissimi mi avete chiesto, incuriosite, insomma, cosa avrei fatto adesso. Naturalmente, a parte YouTube, insomma il lavoro eccetera eccetera eccetera, prossimo anno, cioè questo anno naturalmente si parla prossimo ciclo, quindi a settembre-ottobre, vorrei cominciare a frequentare un'accademia per diplomarmi come vera e propria makeup artist, perché fondamentalmente questo è quello che comunque voglio fare. E quindi insomma sto andando un po' a sentire in giro, quando anche di questo saprò con certezza, insomma, sia quale scuola frequenterò che quando inizieranno i corsi eccetera, vi saprò dire. Non so proprio ancora bene come muovermi, cosa fare. Sono cose che comunque vanno sempre contemplate un pochino. Però ecco, in linea generale questo è quello che sono intenzionata a fare. Adesso prendo questo colore, sempre dalla Good Vibes, che è il colore più chiaro della palettina. Si chiama Blur. E con un pennellino da sfumatura sfumo leggermente sotto l'arcata. Tra l'altro non so se state notando quanto sono pigmentate queste palette. Dopo vi farò anche vedere delle novità estive di Mulac, però per quanto riguarda il viso, che vi giuro mi sono arrivate oggi, io sono tipo al settimo cielo, perché sono una più bella dell'altra. Allora, adesso questa palettina me la tengo qua da parte, perché come sapete dopo la andiamo a utilizzare sotto, però prima faccio la base. Invece adesso utilizzo l'eyeliner, questo è quello di Kiko, si chiama pennarello eyeliner, molto semplice. Faccio la mia riga
l'eyeliner e ci vediamo dopo. Ok, una volta fatta la nostra riga, continuiamo e passiamo direttamente alla base. Però ultimamente mi sto trovando molto meglio a far prima le sopracciglia e poi la base, che è una cosa ambigua perché io in realtà non ho quasi mai fatta questa cosa. Sapete che ogni tanto cambio un po' metodo, insomma, prodotti, eccetera. Infatti ho ritrovato più che altro ad utilizzare questo qui di Nabla, che è il Brow Pot colorazione Venus, stando con un pennellino angolato. Tra l'altro, altra novità che vi devo dire, perché anche di questo mi richiedete sempre, ma ci sono stati diversi problemi. Poi quando girerò il vlog, perché sì, girerò il vlog quando l'andrò a prendere, stiamo parlando della macchinina nuova, anzi macchinina nuova, la mia prima macchinina. Praticamente appunto ci sono stati un po' di problemi con i documenti che insomma non erano arrivati, avevano sbagliato il modello di macchina e una cosa o un'altra, e quindi tutto ciò è iniziato diversi mesi fa, ma finalmente sembra che si stia per concludere. Perché allora mi è arrivato l'altro giorno il libretto della macchina, quindi insomma con la targa e tutto quanto, praticamente a giorni. Magari quando voi starete vedendo questo video la macchina l'avrà già presa. Io sono davvero felicissima, così non dovrò più chiedere la macchina a mia nonna, a Tizio, a Caio, ma potrò semplicemente usare la mia. E se vi state chiedendo che modello di macchina ho preso una Toyota Yaris colore bianco. Poi vi farò vedere naturalmente quando l'andrò a prendere tutto quanto. Insomma, prima macchinina, non si scorda mai, come ogni prima cosa, no? E anche questo discorso l'abbiamo trattato. In questo periodo sto morendo, ve lo dico, perché non so se vedete, c'ho il naso rosso, c'ho la tosse, ma tipo da morire, più o meno da una settimanella ormai, perché da quando sono tornata da Milano, che sono stata ai NYX Face Awards, se non avete ancora visto il vlog ve lo lascio nella scheda info anche quello, mi sono portata dietro il mal di gola, il raffreddore, la tosse, perché praticamente siamo stati lì sotto l'hotel ad aspettare il pulmino che ci venisse a prendere per l'evento tipo un'oretta, e in quell'oretta naturalmente noi eravamo tutte preparate, carine e truccate, però eravamo vestite comunque abbastanza leggerine. Io non mi ero portata un giacchetto e nulla, e naturalmente tac, mi sono presa il solito mal di gola, perché è la prima cosa che mi succede quando sto magari un po' più scoperta, e mi prende subito alla gola. C'ho la gola molto molto delicata. Però naturalmente facendo 30 gradi fuori non pensavo mi venisse, però naturalmente insomma è successo, perché io sono la solita sfigata. Comunque non ci lamentiamo, andiamo avanti. E insomma sto curando questo mal di gola e eccetera 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 già da diversi giorni. Però una cosa ecco che mi dà parecchio fastidio, perché sono una di quelle persone che non riesce a dormire col mal di gola, però mi metto giù, mi sento la gola chiusa e mi dà un fastidio immane. Però che devi fare? Comunque intanto vado a delineare meglio la parte sotto le sopracciglia con lo Studio Scalp Concealer di MAC. Questo è colorazione NC20, un pennellino piccolo a lingua di gatto, e vado sotto. Anche questa è una cosa che mi vedete fare da un po', ma prima non facevo, non lo so, mi sembrava una cosa un po' troppo costretta. Però ultimamente invece mi piacciono molto di più le sopracciglia così belle, delineate, cioè fanno molto più figura, molto più shape. E quindi nulla, di cosa possiamo parlare? Perché comunque le cose principali ve le ho dette. Ma intanto sto sfumando il correttore. Ah, i saldi, ci sono stati i saldi. Molto molto presto, sicuramente il video dopo di questo, vedrete l'haul dei saldi, perché ho tutte le cose qua, non riesco più a muovermi per la camera. Forse, e dico forse, ho tipo leggermente esagerato, ma vabbè, sto aspettando ancora che mi arrivi un pacchetto. Ma penso entro appunto settimana prossima mi arrivi, così riesco a girarvi questo haul e posso mettere tutte le cose a posto. Perché finché non giro l'haul, io naturalmente le cose, ma in generale questo vale per tutti gli haul, le cose non riesco a metterle a posto, perché altrimenti poi o me le scordo o le uso, poi le metto a lavare, quindi poi come faccio? Non ve le posso far vedere, quindi devo sempre aspettare. Però con questo fatto che ho preso comunque le cose praticamente soltanto online, in negozio ben poco quest'anno, piccolo spoiler del video, e quindi devo aspettare i pacchetti, solo che non tutti arrivano dall'Italia, e quindi
ci vuole il tempo che ci vuole. Però speriamo arrivino presto, così io posso utilizzare le cose e voi potete vedere il video. Perché sapete che girare video haul mi piace sempre da morire. Comunque ho fissato le sopracciglia con il mascara colorato di NYX, colore 01 blonde. Adesso sapete cosa vado a fare? Perché oggi, se non l'avete ancora notato, diciamo una cosa un po' diversa dal solito, perché ho le lentine, ho ripreso le lentine, sto cercando di riutilizzarle un po' più spesso, perché mi sono resa conto che con gli occhiali, anche quando facevo un trucco o qualcosa, si andava a perdere, mi dava fastidio. Quindi con le lenti, insomma, si vedono bene i trucchi e posso finalmente mettere anche le cigliozze. Quindi in questo Get Ready With Me metteremo anche le cigliozze finte. Penso proprio utilizzerò queste qui, che sono quelle che mi piacciono di più di tutte. Le ho prese da AliExpress, infatti le ho ripreso anche un altro set, perché vedete sono set così da 5 paia. La colla utilizzo questa qui di Essence, che purtroppo è andata fuori produzione. Io non capisco queste aziende che quando qualcosa va alla grande la devono togliere dal commercio, chissà perché, cioè sono proprio scemuniti. E questa qui è la Lashes to Impress. Io praticamente ho questa più altre 4 confezioni che avevo comprato preventivamente, quindi le vado ad applicare. Vi lascio il link qua sotto se volete acquistare queste ciglia finte da AliExpress, visto che se no me lo chiedete, quindi io vi dico subito, vi metto il link qua sotto. Ok, così qua, ciglia finte messe, vi zoom un po' per farvi vedere l'effetto. Io queste ciglia le amo. In realtà faccio la mia solita base molto 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 tranquilla, quindi utilizzo semplicemente i correttori, perché uscire con questo caldo col fondotinta, io stimo tantissimo le persone che lo fanno, perché io sinceramente non riesco. Cioè ok d'inverno, ma basta. Allora utilizzo il Pro Concealer di LA Girl, colorazione Porcelain, che è leggermente giallino, quindi mi va a cancellare la macchia dell'occhiaia. E poi sopra ci vado a mettere questo qui di Glossip All Weather Concealer numero 2, che invece ha un po' più il colore della mia pelle. Tra l'altro vi volevo dire di scrivermi qua sotto nei commenti come sono andati invece i vostri esami, l'esame della patente, non lo so. Ad esempio anche per me quest'anno è stato un anno pieno di esami, tra maturità, esame della patente, operazione, cose, insomma è stato un anno davvero intenso, ma devo essere sincera, mi è passato come una scheggia. Cioè mi sembra ieri che era capodanno, ad esempio, cavolata assurda, che poi io ve lo dico sempre, praticamente anche se non rispondo a tutti i commenti che vedete sotto i miei video, ma io li leggo tutti dal primo all'ultimo, cioè giuro. So che è una cosa che dicono tutti, ma è realmente così. Perché appena mi arriva un commento comunque su YouTube, io ho la notifica sul telefono che me li fa leggere immediatamente. Quindi magari a volte, ecco, mi scordo di poi rispondere. Però a vederli li leggo comunque tutti quanti, ma dal primo all'ultimo. Quindi insomma mi fa sempre piacere sentire anche i vostri pareri, le vostre esperienze. Non lo so, se siete andati a qualche concerto, che è una cosa che ci piace sempre molto. Io ad esempio dovevo andare a quello di Tiziano Ferro, però poi sono stata a Milano e quindi non sono più potuta andare, perché era la stessa sera, a meno che non fossi riuscita a sdoppiarmi, ma non è successo. Comunque prendo la cipria di Laura Mercier, la solita translucent, e la uso proprio poca 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 per fissare qua sotto. Adesso prendo questa mega palettona componibile di Mulac, che lo sapete che la adoro, e vado a prendere questa cipria qui, che è quella leggermente giallina, quindi bella illuminante. Vi dico subito anche come si chiama, sempre se riesco a togliere la cialdina. Zeus, la 05. Prendo un pennello così, di quelli a lingua di gatto, vado a tamponare leggermente, così illumino bene tutta questa parte qua sotto. Comunque utilizzo la terra, che è la 01 Ipno. Questa terra, cioè, più fredda non si può, quindi vado a fare un bel contouring. Visto che sono bianca cadaverica, il contouring è l'unica cosa che mi salva. Sfumo un po' anche qua sotto. E poi passo il blush. Utilizzo questo qua che si chiama Belle. Dopodiché passiamo allo step, tipo, che se non fate questo step in un trucco, potete anche chiudere il video, perché non siete mie amiche. Cioè, di cosa sto parlando? Dell'illuminante. E appunto mi sono arrivati questi nuovi illuminanti, che sono le
nuove tre palette addirittura di Mulac di soli illuminanti. Sono due palette di illuminanti in crema, che è la Skin Light 1 e la Skin Light 2. Eccole qui, hanno ancora la plastichina, quindi la andiamo a togliere. Questa è la Skin Light 2. Cioè, guardate che cosa non sono, mamma mia. E poi abbiamo questa, che invece sono la palette degli Skin Lights 1, che infatti sono colori molto, molto più chiari. E poi la mia preferita, ma perché sapete che io vado molto di più con gli illuminanti in polvere. Eccola qua, questa è la Get Rich Quick. E vi faccio vedere perché ha i colori, cioè penso uno più bello dell'altro. Guardate, what? E vi lascio indovinare quale utilizzeremo oggi. In realtà volevo fare un mix Glowy Bunny, che è questo sul bianco ghiaccio, e questo qui rosa, naturalmente per rimanere in tema, che si chiama Flicky Doll. Quindi prendo il mio solito pennello, non lo trovavo, da illuminante, e vado a fare un mix di questi due. E tipo, ragazzi, ma lo state vedendo? Scusate, scusate, scusatemi. Che questa palette la vedo di vita molto breve per quanto la utilizzerò. Cioè, wow! Adesso mi dovrò disintossicare da tutta questa luce praticamente. La voglio mettere anche sull'arco di Cupido. Per quanto riguarda le polveri, Mulac non si smentisce mai. Adesso finisco il make up occhi e nella parte sotto vado a riapplicare bro. Cioè, guardate come cambia l'occhio, soltanto definendolo un ciccinino sotto. E in più riprendo la palette degli illuminanti e questo qui rosa, faccio il punto luce qua all'interno. Wow, che poi adesso voi mi direte, ma dove devi andarci con questo trucco? Cioè, chissà, capito, dove dovrò andarci. E invece no, vado a fare la spesa. Poi prendo solo Glowy Bunny e lo applico sotto il sopracciglio per dare una bella punta di luce anche qui. Adesso mancano praticamente gli ultimi passaggi, perché manca il mascara qua sotto, la tinta. E che tinta aggiungerei? Metto il The Real di Benefit come mascara nella parte inferiore. Allora, voglio mettere una matita pastello della Novi Cosmetics e utilizzo la numero 212 sfilata. Tra l'altro la tinta che vado a mettere oggi è quella che ho usato anche su Instagram ed è questa qui, sono le nuove Liquid Lipstick Ever riformulate di We Makeup. Questo è il colore 23, mi ci trovo benissimo, che poi la matita non è che c'entri molto perché questo è un colore molto più viola. Ed ecco qui, quindi per la serie sobrie a fare la spesa ci si va domani. Questo è il look finito. Naturalmente la tinta, insomma, si deve ancora asciugare, l'ho appena applicata, però secondo me ci sta. Io spero tanto questo Get Ready With Me vi sia piaciuto. Se ne volete altri, mettete un bel thumbs up e iscrivetevi al canale. Aspetto di leggere tutti i vostri commentini e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.